Buongiorno, vorrei parlare oggi della pneumometria laser Doppler. Vorrei spiegare che cos'è un anemometro laser Doppler, qual è brevemente la fisica che sta dietro a questo strumento e quali sono gli utilizzi. Un anemometro in generale è un misuratore della velocità dei fluidi. Questo può succedere, questo può avvenire con misure intrusive o non intrusive, e questo può avvenire con misure con un sensore fisico o con un sensore ottico, per esempio. Allora, giusto per darvi un'idea, un anemometro è quello che voi vedete nelle stazioni meteorologiche con le palette che ruotano e che misura la velocità del vento in questo caso. Oppure anemometro è anche una ventola che è immersa nel vento o immersa in un flusso di acqua, gira e la sua velocità è proporzionale alla velocità del fluido che la sta attraversando. È molto importante per chi fa le misure che si sappia su che area io sto mediando la mia misura. Una ventola ha una certa superficie, un anemometro a filo caldo, per esempio, è molto più piccolo, quindi si può dire che quella misura è puntuale, però è una misura intrusiva. Io vado a prendere una sonda fisica e la vado a mettere in un fluido e lo sto disturbando nel momento stesso in cui lo sto misurando. Allora, per ovviare a tutte queste cose, è stato inventato diversi anni fa, negli anni 70 del secolo scorso naturalmente, un anemometro con una tecnologia laser Doppler. Allora, anemometro laser Doppler è un anemometro laser che proietta dei fasci laser sul punto di misura, quindi su una zona che è approssimabile ad un punto e che fa la sua misura, ma la misura di che cosa? Bisogna tenere conto che le palette girano perché sono spinte dal vento. Un anemometro a filo caldo misura perché viene raffreddato dal vento. Anemometro laser Doppler non può guardare il vento o il fluido che sta misurando perché generalmente questi fluidi sono trasparenti. Allora cosa si fa? Si sospendono all'interno del fluido delle particelle che lo devono seguire bene. Se le particelle seguono bene il fluido, l'anemometro laser Doppler misura la velocità delle particelle che possiamo assumere essere la velocità del fluido. Vorrei adesso illustrarvi brevemente attraverso una diapositiva qual è il metodo di funzionamento dell'anemometro laser Doppler. Allora, come vedete da questo disegno schematico, tutto parte da una sorgente laser. Questa sorgente laser ha la capacità di emettere un fascio laser di una determinata lunghezza d'onda. Spesso questi fasci sono verdi o sono blu. Ma anche gialli, insomma, dipende dalla tecnologia del laser che stiamo adoperando. Questo fascio laser viene sdoppiato all'interno di un componente elettronico, optoelettronico, che si chiama break cell, e i due fasci che vengono fuori vengono sempre attraverso fibra ottica convogliati dentro una sonda. E fatti passare attraverso una lente convergente, questi vanno a incrociarsi in un punto ben determinato. Questo punto qui è ingrandito. Vedete che ha delle grandezze che sono importanti. Uno è l'angolo con cui si incrociano,
La lunghezza d'onda del fascio laser che stiamo adoperando, queste due grandezze sono in grado di determinarmi in maniera molto precisa la distanza che c'è tra le frange di interferenza chiaro-scuro, chiaro-scuro, chiaro-scuro che si vanno a formare nella zona che si chiama volume di misura. Le particelle che sono sospese in aria e che passano trascinate dal fluido all'interno del volume di misura passeranno attraverso le frange di interferenza. Per cui ad un occhio che sta guardando la particella mentre attraversa il volume di misura appariranno delle fluttuazioni di luce, perché la particella rifletterà una zona buia, una zona chiara, una zona buia, una zona chiara, una zona buia, eccetera, eccetera. Quindi avremo un segnale ottico di questo genere, dove ci sono delle fluttuazioni che io sto cercando di seguire, dell'intensità luminosa. Se io prendo questo segnale e lo converto, quindi lo raccolgo attraverso un fotomoltiplicatore in un segnale elettronico, avrò un elaboratore in grado di elaborare il segnale e quindi di andarmi a calcolare qual è la frequenza di questo segnale. Questa frequenza è assolutamente proporzionale alla velocità, perché io conosco la distribuzione delle frange. Istintivamente voi capirete subito che più è veloce la particella, più alta sarà la frequenza, cioè l'alternarsi di chiaro-scuro, chiaro-scuro. Da qui sono in grado di stabilire velocità della singola particella e il momento in cui è entrata nel volume di misura, il tempo in cui è stata nel volume di misura e poi appunto con la frequenza di questo segnale sono in grado di stabilire con una correttezza quasi assoluta la velocità della particella. Tenete conto che questo sistema di misura è usato come riferimento per altri sistemi di misura che devono essere tarati. Vi faccio adesso un esempio di come potete vedere il segnale elaborato da un processore elettronico che fornisce i suoi dati al software di gestione. Quello che vedete qui è per esempio la schermata del software di un anemometro. Vedete che mano a mano che le particelle passano attraverso il volume di misura io ho un istogramma che si va a completare. Questo istogramma mi sta dicendo quanto è grande la popolazione di particelle che passano attraverso il volume di misura, qual è la velocità più probabile delle particelle o comunque la velocità che le particelle assumono di preferenza, e quindi generalmente viene calcolata come velocità media e con la velocità media come velocità del picco della distribuzione. Vi mostro ora come appare tutto quello che vi ho raccontato. Vedremo un anemometro laser Doppler immerso in un flusso d'aria e con invece di particelle con delle gocce di acqua che lo inseminano. In effetti in questo caso io sto misurando la velocità delle gocce di questo spray, perché questa è una tecnica anche che può tornare utile per la caratterizzazione degli spray, ma poco cambia. Possono essere usate in aria per esempio delle particelle di fumo oppure delle particelle di acqua o di olio sospese, e il risultato è quello che potete vedere qui in questo momento. Io ho una sonda, ho un incrocio dei due fasci
e esattamente quel punto di incrocio ha una dimensione fisica e all'interno del quale ci sono le frange di interferenza di cui vi ho parlato e le particelle che passano all'interno vengono immediatamente lette dal sistema che mi darà la sua misura di velocità. Le applicazioni di questa tecnica sono innumerevoli, vorrei dire. Nei prossimi video vi illustrerò qualche applicazione. Una, l'avete vista, è per esempio la misura della velocità delle particelle d'acqua, delle gocce d'acqua di uno spray, a cui si può affiancare anche la misura delle dimensioni delle gocce per caratterizzarlo, oppure per esempio in galleria del vento la turbolenza che c'è in coda a valle di un'ala di un modello di aereo, piuttosto che cosa succede dietro la sagoma di un'automobile o di un camion, o sempre in galleria del vento a uso civile per esempio, che cosa succede al modello di un palazzo o al modello di un quartiere, vedere come girano le correnti d'aria per prevenire dei punti in cui per esempio si vanno ad accumulare sporcizie, oppure ci sono dei punti in cui si concentrano correnti d'aria e pregiudicandone la vivibilità. È possibile caratterizzare anche pompe, quindi fluidi che vengono mossi da pompe, piuttosto che ventilatori, piuttosto che addirittura forni da cucina, quelli che sono areati, come viene distribuita l'aria all'interno di un forno o addirittura di un frigorifero, quelli per così dire no frost, che hanno bisogno di circolare all'interno del frigo per catturare e portare via l'umidità che si sta formando. Quindi applicazioni tantissime e facilità d'uso abbastanza spinta, ma soprattutto risultati notevoli. Vi ricordo di iscrivervi ai nostri social per rimanere aggiornati e per ricevere le notifiche sui video che man mano produrrò. Alla prossima, grazie.